Il Presidente del Consiglio in questi giorni, in questi mesi, ha definito più volte questa manovra una manovra espansiva, una manovra che per la prima volta non mette le mani nelle tasche dei cittadini. Noi riteniamo invece questa manovra una finanziaria, la finanziaria, delle grandi ingiustizie, delle grandi illusioni e delle grandi menzogne. Grande ingiustizia, innanzitutto la scelta di tassare, di aumentare la tassazione dei fondi pensione e di elargire in anticipo il TFR, ma solo a fronte della sua tassazione. Questa è una grandissima ingiustizia nei confronti dei lavoratori di oggi, che domani si troveranno da pensionati con pensioni più basse, con un reddito più basso, insufficiente per garantire una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie. Sommata poi alla fantomatica legge Fornero che il Partito Democratico ha votato in queste aule e che grida vergogna per gli effetti che ha provocato sul futuro dei lavoratori di oggi e pensionati di domani, questo insieme di norme sommate a quelle di oggi rende assolutamente ingiusto il trattamento che questa maggioranza, questo governo porta avanti nei confronti di coloro che domani da pensionati faranno fatica a mantenere se stessi e le proprie famiglie. Questo punto non è stato risolto, è stato portato avanti con pervicacia, con insistenza, ed è evidente che coloro che utilizzeranno la possibilità di usufruire del TFR in anticipo saranno solo coloro che per disperazione, per necessità, dovranno avere risorse sufficienti per pagare l'aumento della pressione fiscale imposta da questo Stato, che anche in questa manovra verrà confermato come costante delle politiche del Partito Democratico. Quindi noi consideriamo questi provvedimenti assolutamente ingiusti, così come riteniamo ingiusto l'elargizione dei famosi 80 euro che è andata a beneficiare alcune famiglie, ma senza prendere in considerazione famiglie con redditi anche più bassi, che sono rappresentate da numerosissimi lavoratori autonomi e soprattutto dai pensionati, nei confronti dei quali non c'è da parte di Renzi e della sua compagine governativa alcun provvedimento che vada a tutelarli e a rendere più adeguato il loro potere d'acquisto. La verità poi è che in questa manovra non è vero che non c'è un aumento della pressione fiscale, perché ci sono delle norme di salvaguardia che sono in realtà delle inevitabili certezze, perché gran parte delle coperture della finanziaria sono fittizie, sono irrealizzabili e sarà quindi quasi inevitabile che avvengano quegli aumenti dell'IVA e delle accise che il governo ha scritto nero su bianco in questa manovra. E parliamo dell'IVA. Il governo prevede, in caso di necessità, e purtroppo queste necessità sono una certezza, l'aumento delle accise dell'IVA dal 10 al 13 e quella del 22 al 25,5 tra il 2015 e il 2018, e un ulteriore aumento delle accise sulla benzina di 700 milioni. Da queste manovre espansive, così come definite dal governo, ci si aspetta di incassare 21,26 miliardi di euro nel 2018, un'enormità che verrà sottratta alle tasche dei cittadini e che evidenziano ancora di più che questa manovra è recessiva e non certamente espansiva. Queste sono previsioni che avete inserito voi, scritto nero su bianco nella manovra, non sono nostre invenzioni. Altre ingiustizie. Avete fatto delle scelte di destinare poche risorse per le autosufficienze, i fondi per le non autosufficienze sono assolutamente inadeguati, avete scelto di tagliare 35 milioni ai patronati, avete scelto di non stanziare risorse sufficienti per le scuole paritarie, avete scelto di tassare i veicoli storici con nuove tasse automobilistiche e invece avete scelto di aumentare le dotazioni
per le missioni militari all'estero di 850 milioni, avete scelto di stanziare ulteriori 110 milioni per Roma Capitale dopo i 500 che avete fissato praticamente annualmente negli ultimi anni. Avete scelto di stanziare 200 milioni per i rifugiati che richiedono asilo politico nel nostro paese, facendoli alloggiare negli alberghi e lasciando i nostri cittadini magari all'aperto, privi di un tetto perché non in grado di mantenere la propria famiglia. Avete scelto di stanziare altri 100 milioni per l'Agenzia delle Entrate, quindi avete indirizzato le risorse non là dove c'erano le vere priorità, ma dove avete ritenuto opportuno, secondo criteri che noi contestiamo e non condividiamo assolutamente. Avete poi deciso di colpire duramente la montagna con degli interventi mirati. L'IVA in aumento sul pellet è una scelta fiscale che colpisce coloro che vivono soprattutto in montagna, che si sono dotati di questo tipo di stufe e di questo tipo di approvvigionamento combustibile. Avete scelto di rinviare il problema dell'aumento vergognoso dell'IMU agricolo nelle zone montane, ma non l'avete risolto, avete rinviato la soluzione di questo problema e quindi di fatto non l'avete assolutamente risolto e avete colpito questi territori. Avete tagliato le agevolazioni per il gasolio del riscaldamento per le zone montane. E non è vero che è stato risolto questo problema attraverso l'azione emendativa, perché è stato semplicemente ritoccato l'ammontare di questo taglio alle agevolazioni, ma non è stato azzerato. Quindi questi sono interventi mirati su un territorio che invece meriterebbe diverse attenzioni da parte del governo. Mettiamo anche in discussione le scelte di riduzione della spesa. Avete di fatto ridotto di poco la spesa per i ministeri, perché andavano a toccare la vostra politica, la politica di ognuno di voi. In realtà avete colpito gli enti locali con tagli di 7 miliardi, 7 miliardi a partire dall'anno prossimo, che diventeranno 8 nell'anno successivo e addirittura 9 in quello che passerà, verso il quale ci avvieremo. Sono aumenti insostenibili che non colpiscono i governatori, non colpiscono gli enti, comune, regione, province, colpiscono i cittadini, perché queste sono risorse che verranno sottratte alle politiche della casa, alle politiche sociali, alle politiche sanitarie, a tutte le necessità per garantire trasporti pubblici adeguati nei nostri territori. E queste scelte ovviamente voi le avete scaricate, come sapete ben fare, ad alti amministratori, non assumendovene la responsabilità in prima persona, perché a loro avete lasciato le scelte di tagliare. Ma si può tagliare la spesa superflua, non si può incidere ormai sulla carne viva dei cittadini con tagli che sono assolutamente insostenibili. E anche qua avete commesso delle ingiustizie, perché attraverso due emendamenti del governo avete di fatto cancellato i tagli a due regioni, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, tagli che sicuramente andranno nella direzione positiva per i cittadini che abitano in quelle regioni e che quindi noi in commissione, per carità, non abbiamo ritenuto opportuno contestare, ma creano ancora di più una ingiustizia nei confronti di tutti quei cittadini che vivono nelle regioni a statuto ordinarie, che non godono dello stesso trattamento, non godono della stessa risorse per garantire loro i servizi di cui hanno pienamente diritto. E in particolare voglio mettere in evidenza il nostro territorio, il mio territorio e degli altri miei colleghi, quello del Veneto, che subirà un taglio di oltre 300 milioni a fronte degli azzeramenti dei tagli invece alle due regioni a statuto speciale confinanti con il Veneto. Questo è il trattamento che il relatore Santini, veneto come me, ha garantito, non ha saputo tutelare il nostro territorio, la nostra gente. E al di là del suo ruolo, che anch'io riconosco, di grande lavoro in commissione, da questo punto di vista non ha avuto nessuna attenzione nei confronti
di chi come lui Veneto si trova in una situazione di evidente ingiustizia rispetto ai territori e ai cittadini dei territori confinanti. Io credo che questi elementi rafforzino ancora di più la nostra valutazione negativa di questo provvedimento. Nelle manovre vendative, è vero, si sono raccolte le istanze di vari gruppi, ma nella realtà si sono messe delle pezze, perché si è deciso di inserire piccoli finanziamenti su tutti quei capitoli di fronte ai quali le varie forze di maggioranza e di opposizione mettevano attenzione, ma con cifre talmente simboliche che danno un'immagine positiva forse al governo, ma che non risolveranno assolutamente i problemi verso i quali vengono indirizzati. Facciamo riferimento al dissesto idrogeologico, risorse insufficienti, quelle risorse che vengono indirizzate a chi ha subito i danni di alluvioni o terremoto, risorse assolutamente inadeguate e insufficienti che non permettono di poter dire che questa finanziaria dà risposte adeguate al di là dei trionfalismi di coloro che hanno portato avanti questi provvedimenti. Noi li abbiamo votati perché inevitabilmente meglio una pezza che il vuoto totale, ma questo non vi autorizza a dire che noi in Commissione abbiamo avuto un atteggiamento favorevole e positivo, come è stato detto dal Presidente Azzolini, nei confronti dell'impianto complessivo di questo provvedimento. La realtà è che il Presidente del Consiglio è solo un prestigiatore che sposta le risorse da una parte all'altra con coperture fittizie, che non risolve i problemi e che ha una sola priorità oggi. La sola priorità che ha è l'ossessione di varare in fretta una legge elettorale per andare subito al voto. In sostanza per scappare dalla responsabilità di aver promosso provvedimenti, manovre economiche, cosiddette riforme che non avranno nessun effetto sulla crescita della nostra economia, del prodotto interno lordo il prossimo anno e sul miglioramento della vita dei nostri cittadini, che nasconde dietro la cortina fumogena delle promesse, delle illusioni, delle menzogne, e pur di evitare di smascherare, che venga smascherato tutto ciò, è disposto a correre alle urne non appena si renderà possibile. Quindi noi, Presidente, diciamo no, ancora una volta, diciamo no a questo governo, diciamo no a chi ci chiede ancora una volta la fiducia, come sicuramente farà il governo nelle prossime ore. Una fiducia che non merita, che noi non gli accorderemo né oggi né mai.